Credo che sia stata una partita comunque segnata da due grossolani errori nostri che hanno portato a doppio vantaggio da parte del Parghenia, che si è dimostrata la squadra forte che sapevamo, una squadra cinica che pur non avendo costruito granché si è affidata a difendersi e poi a ripartire. Noi purtroppo abbiamo regalato il primo gol, una palla nostra in uscita. Abbiamo fatto quel tocco in più che ha permesso a loro di recuperare palla e poi consentire l'inserimento di Filardo, che è stato molto bravo poi a scoccare quel tiro sotto l'incrocio che era, diciamo, imparabile per il nostro portiere. Dopodiché abbiamo avuto delle grosse situazioni per pareggiare la partita, palle gol nettissime che purtroppo per un motivo o l'altro abbiamo sbagliato. Poi nel secondo tempo, prima ancora del raddoppio del Parghelia, abbiamo avuto un altro paio di occasioni nettissime salvate sulla linea di porta dal Parghelia e poi abbiamo letteralmente regalato il secondo gol perché ancora non abbiamo capito, soprattutto in certi punti del campo, in questa categoria, bisogna essere più concreti, bisogna essere più cinici, bisogna essere più drastici invece. Abbiamo regalato una palla nostra con un tocco di troppo, con degli attaccanti che non te lo puoi permettere, l'hanno recuperata palla, hanno sfruttato la ripartenza, abbiamo preso il secondo gol. Ah, in centro Zaccone, per interforza di Maria Gol, si è operato uno. Allora, Vincenzo, una partenza un po' scialba del Maid, anche se magari qualche episodio è stato un po' sfortunato, un gol in fuorigioco, credo notissimo, anche se giustamente poi anche Maria Gol all'immagine potete vedere la stessa trasmissione, è comandare meglio. Comunque, che commento dai questa prova del Maid? Oggi, giustamente, ecco. Purtroppo siamo arrivati a questa partita con un pochino di problemi, eravamo 4-5 acciaccati, qualcuno ha stretto i denti, qualcuno durante il riscaldamento tipo Marino non ce l'ha fatta giocare, però abbiamo giocato oggi con una grande squadra, penso che non abbia rubato nulla, abbia meritato la vittoria. Negli episodi, come dicevi tu, non siamo stati molto fortunati, avevamo avuto la possibilità di pareggiare la partita, poi ci siamo complicati tutto regalando il secondo gol, purtroppo lì sono stati bravi loro a chiudere la partita. Sono 22 giocatori in campo, non possiamo vedere sempre solo quello che facciamo noi. Sono stati bravi loro, hanno meritato questa vittoria. Complimenti a loro, però per noi ovviamente il campionato domenica deve riprendere con una vittoria per riprendere la scia che comunque avevamo intrapreso prima di questa partita.